Io sono della scuola delle immagini, vengo dalle immagini e l'avvenimento, la storia si racconta con le immagini. E all'inizio la RAI era così. Se vi ricordate, quelli un po' più anziani, noi ci siamo dentro, come lui, vabbè, non si facevano molti stand-up. Gli stand-up sono quelli dell'uomo che parla e dice: siamo qui a Torino, c'è la mole Certo. antonelliana è crollata. Allora non c'era, si faceva vedere la mole antonelliana. Per cui io arrivo davanti alla questura e non erano ancora arrivati riuscii a girare, ma per fortuna, perché spesso chi fa questo lavoro deve avere la fortuna di trovarsi delle situazioni. Qualche volta le cerchi le situazioni, altre volte ti devono capitare davanti perché non è che te le puoi cercare continuamente. E questo Brusca, io me la sono trovata davanti. Arrivarono le macchine, le gazzelle, le macchine della polizia, e fuori dai finestrini c'erano questi i poliziotti con i mitragliatori, tutti con le facce coperte dalle calzamaglie. Qualcuno sparava per aria dalla felicità di aver arrestato Brusca. Ah, è vero. Brusca era quello Era famosissimo. che ha, e ci siamo andati e te insieme a fare, abbiamo trovato anche Quello che ha fatto dare il telecomando a Capaci, sì, insomma, ha che però è quello spinto. che ha messo nell'acido il Sì, picco. come no. E quindi, Piccolo. insomma, arrivavano questi poliziotti che facevano cioè, la felicità di aver arrestato appunto Brusca. Si fermarono lì, la macchina aspettò che si aprisse il cancello, lui non Della scese, non lo polizia, portarono fuori. nome Però dello scorso, il seconda collega, di cui non faccio il tagliata nome perché era un a 2 amico metri, caro, contestante perché era di un proprio capo la mafia. situazione quella che si era ormai creata, mi dice: adesso facciamo uno stand-up. Davanti ad una situazione di questo genere, c'ho 30-40 poliziotti che urlano felici. Io non posso staccare e mettere tu che parli. Questo, secondo me, è anche un modo di fare giornalismo che non c'è più. Non c'è più. Una volta c'era, però. Io ho girato immagini con Gio. Gio entravamo dappertutto. Gio Marrazzo è stato un grande giornalista della Rai, forse, a mio parere, il migliore giornalista della Rai di quel periodo. E poi la cosa importante era che quando si usciva si lavorava insieme. Che cosa facciamo oggi? Andiamo qui, ma no, lascia perdere, andiamo di là. In zona di guerra, se un collega di penna mi diceva andiamo lì, io gli dicevo no, io lì non vengo perché è pericoloso. E lui diceva sì, hai ragione, punto. Oggi c'è un rapporto completamente diverso. Cioè, è un modo di fare giornalismo che io non amo, l'ho lasciato 15 anni fa, però era già cambiato in quella fase. Era un altro tipo di giornalismo. E poi devo dirvi, così chiudo, che io mi sono molto divertito a scriverlo questo libro. Ho passato delle giornate, mia moglie lo sa, mi chiudevo nello studio, stavo lì e ricordavo, dovevo ricordare per scrivere, e quindi il fatto di ricordare rivivevo quelle stesse situazioni che avevo già vissuto. E quindi mi sono divertito, e quindi spero che vi divertiate pure voi a leggerlo. Grazie. Grazie.